bucati lì. Oggi si fanno i bucatini e già questo qui è a rischio tutto quello che avete addosso perché ci si sporcherà sicuramente. Con un sugo alla marchigiana, quindi cominciamo a farlo perché un po' di tempo ci vuole. Allora, primo prendo il coltello e poi faccio un bel classico battuto. Carote, sedano e cipolla. Metto l'olio in una padella. E ci metto il battuto. Questo battuto si fa rosolare molto bene. Nel frattempo preparo gli altri ingredienti. Pancetta. Faccio a dadini. Prosciutto crudo, affettato, più alto. Ora si fa rosolare ancora bene, quindi tutto è pronto per proseguire la ricetta, però qui il battuto deve rosolare bene. Quanto tempo? Almeno 5 minuti, ma se sono 10 forse è anche meglio. Ok, il battuto ha rosolato bene, ora aggiungo il prosciutto e la pancetta. E ora si rosola veramente bene. Fantastico, c'è un profumo. Ora si sfuma con il vino rosso. Si fa perdere tutta la parte alcolica, quindi in questa fase la fiamma deve essere proprio brillante. In poco tempo la parte alcolica deve andare via, poi proprio lo sentite. Una volta che la parte alcolica è completamente evaporata, si aggiunge il pomodoro. Pomodoro pelato, non frullato, ma rotto a mano. Non aggiungo sale perché c'è il prosciutto che è molto sapido, c'è la pancetta. Magari lo faccio dopo, però che cosa faccio? Copro. La fiamma la metto al minimo e si fa cuocere almeno un'ora. Poi fra un'ora vediamo se c'è da correggere di sale o bisogna proseguire la cottura. A dopo. Allora, prima facciamo così, poi dopo assaggio il sughetto. Acqua che sta bollendo, sale. E metto i bucatini.
ora sì che assaggio il sughetto per sentire se la quantità di sale è giusta. Non va assolutamente aggiunto, metto al minimo dopo, o quasi verso prima di scolare, aggiungerò leggermente un pochino di acqua di cottura per rendere tutto più morbido. Ci vediamo fra un pochino. Ok, metto un altro pochino, un altro gocciolino. E ora scolo i bucatini, così li faccio terminare la cottura, gli ultimi minuti, in questo sughetto. Perfetto. No, ci vuole un altro po' di acqua. Allora, questa operazione che sto facendo si può anche evitare, si può scolare la pasta tranquillamente quando è cotta e poi condirla con il sugo. La verità è che il bucatino, non lo so se è perché vuole essere diverso da tutti gli altri tipi di pasta, però tende, si rischia poi sempre di un po' arrivare a scuocerlo, quindi magari tutte le volte mentre si sta cercando di condire si rovina, eccetera, eccetera. Preferisco fare questa cosa qui. Gli ultimi minuti, uno, due minuti, così, di far terminare la cottura insieme al sughetto. Secondo me diventa più buono. Ok, pasta pronta. Spengo il fuoco. Una bella, anche due belle manciate di pecorino. Poi si mette anche nei piatti. E poi si fa mantecare. E c'è un bucatino dispettoso che è scappato. Lo prendiamo dopo. Ora si assaggia. Sugo. Pecorino. Ovviamente un po' di pepe ci sta sempre bene. E ora l'assaggio con tutti i rischi del caso. Voglio vedere se riesco a non sporcarmi. Cosa che è veramente, veramente difficile. Bucatini. Buoni. Buono questo ragù. No, è troppo complicato, tanti insieme, qui vanno mangiati pochini per volta. Però li volevo prendere col ragù. Vediamo un po', via. Troppo complicato. Ora faccio una cosa, mi nascondo dietro l'angolo, mi sporco, mi metto un bavaglio gigantesco e finisco di mangiarli perché sono buonissimi.